Allora, questa è l'articolazione sacroiliaca, l'altra articolazione del bacino. L'articolazione sacroiliaca mette quindi in contatto le ossa dell'anca con le parti laterali dell'osso sacro. E in particolare questa articolazione risulta di difficile classificazione perché le superfici articolari, che sono costituite dalle fasce auricolari dell'anca, appunto, e del sacro, risultano essere per la prima leggermente convessa e la seconda leggermente concava, entrambe rivestite da cartilagine ialina, ma per combaciare, quindi, necessitano dell'interposizione di una lamina fibrocartilaginea, simile ad un disco articolare, per cui alcuni la classificano come sinfisi, nonostante ci sia comunque una capsula e quindi non è una sinartrosi, e alcuni come artrodia, ma comunque sia non presenta superfici perfettamente piane e combacianti, concordanti, per cui diciamo non classifichiamola. E quello che possiamo dire è che i mezzi di unione di questa articolazione, quindi tra le fasce auricolari dell'ilio del sacro, dell'ilio dell'anca e del sacro, sono la capsula, che ovviamente è fissa, o meglio si fissa ai contorni delle superfici articolari. Poi abbiamo legamenti propri dell'articolazione, intrinseci, e legamenti a distanza. Ora, i legamenti intrinseci andiamoli a vedere. Sono il legamento sacroiliaco anteriore, questo qui giallo, che si porta dalla faccia anteriore del sacro alla parte più mediale della fossa iliaca. Poi abbiamo il legamento invece posteriore del il legamento sacroiliaco posteriore, vediamo un attimo, il legamento sacroiliaco posteriore è questo qui, e si porta dalla cresta mediale, la cresta sacrale mediale, e da parte insomma del coccige, al margine laterale del coccige, alle spine iliache posteriori e alla superficie ossea compresa tra queste. Poi abbiamo il legamento interosseo sacroiliaco, che dicevo, il legamento interosseo sacroiliaco, questo qui viola, che è un fascio fibroso teso tra la tuberosità sacrale e la tuberosità iliaca. Poi, come legamenti a distanza, abbiamo il legamento iliolombare, che qui ci distingue quindi in legamento iliolombare superiore e inferiore, e anche nella parte sacrale. E quello che possiamo dire è che il legamento iliolombare si porta dai processi costiformi delle ultime due vertebre lombari al margine mediale dell'ala dell'ilio, o insomma si può anche vedere come il labbro mediale della cresta iliaca nella sua porzione più posteriore, e anche diciamo al legamento sacroiliaco anteriore, vediamo nella sua parte sacrale. Per quanto riguarda gli altri legamenti a distanza, abbiamo il sacro spinoso e il sacro tuberoso. Il sacro spinoso lo osserviamo qui, eccolo, si porta dai margini laterali della parte terminale del sacro e del coccige alla spina ischiatica, mentre il legamento sacro tuberoso si porta dalle spine iliache posteriori, superiore e inferiore, e
dal margine laterale di sacro e coccige alla tuberosità ischiatica, aprendosi, quindi, come vediamo qui, come un ventaglio. I movimenti concessi da questa articolazione sono lievi movimenti di scivolamento, e il sacro però ha dei movimenti particolari, può compiere dei movimenti particolari che sono detti di nutazione e contronutazione. La nutazione prevede che il sacro ruoti in avanti e verso il basso, e la contronutazione invece che compie i movimenti opposti, quindi indietro e verso l'alto. Entrambi i movimenti modificano i diametri antero-posteriori della cavità pelvica.